Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, secondo capitolo di questa mia rubrica nella quale vi parlo un po' dei fotografi più famosi della storia. Oggi, ragazzi, parliamo di Ansel Adams. Ansel Adams è stato uno dei padri fondatori della fotografia paesaggistica. Adams nasce nel 1902 a San Francisco e, ironia della sorte, pensando al suo genere di fotografia preferito, si ritrova subito a subire la violenza distruttrice della natura a causa del terribile terremoto che sconvolge la città di San Francisco nel 1906. Durante questo avvenimento, il piccolo Ansel cade e si frattura il naso, procurandosi una micro deformità che lo caratterizzerà per tutta la vita. Da questo momento, volente o nolente, Adams rimarrà sempre affascinato dall'ambiente che lo circonda. A 14 anni visita il Yosemite National Park, ricevendo una Kodak Brownie per poter fotografare i paesaggi. E questo è l'inizio, è la scintilla che fa divampare in lui la passione per la fotografia. La passione per i paesaggi, gli ambienti e la natura contraddistingueranno sempre la sua carriera fotografica, insieme alla prerogativa di scattare sempre in bianco e nero. A 17 anni poi si rivela essere un cattivo studente, poiché non gli piace studiare. Inizia poi sì a prendere qualche lezione di pianoforte, ma dopo qualche anno abbandona pure quello. Poco tempo prima, tra l'altro, era guarito dall'influenza spagnola, una patologia che aveva ucciso milioni di persone in tutto il mondo. E così giovane ha già dovuto affrontare molti eventi tragici, che però ne rafforzano il carattere e lo rendono una persona molto decisa nell'ottenere ciò che vuole. Anche per questo si iscrive al Sierra Club, un'organizzazione ambientalista che organizza gite annuali per i propri soci, occasione in cui Ansel scatta molte fotografie che gli permettono così di migliorare la propria tecnica. Nel 1926 conosce poi Albert Bender, che finanzia il suo primo progetto Parmelian Prince of the High Sierra. E uno dei momenti più importanti nella carriera di Ansel Adams è nel 1932, quando fonda il gruppo F64. Il nome indica quell'apertura di diaframma che permette di aumentare moltissimo la profondità di campo, riducendo lo sfocato e massimizzando i dettagli di una foto. Questa è sì una delle regole della fotografia paesaggistica, tuttavia lo scopo di questo gruppo è un altro: cercare di riunire tutti gli esponenti della street photography. Il concetto è molto semplice. Qualunque cosa in grado di alterare la fotografia rende automaticamente lo scatto meno puro, meno vero. Per cui è molto importante lasciare intatta la fotografia. I fotografi di questo movimento si contrappongono in maniera netta agli esponenti invece del pittorialismo, che volevano elevare la fotografia al pari della pittura e della scultura. Per tornare ad Ansel Adams, le fotografie che scatta durante tutte le escursioni con il Sierra Club diventano uno strumento eccezionale per portare alla luce problemi legati all'ambiente, come ad esempio il turismo di massa. L'occhio di Ansel Adams fotografa panorami veri e senza filtri. Nel 1934 diventa un membro del consiglio di amministrazione del Sierra Club ed effettua diverse visite in Sierra Nevada, che confluiscono nel libro Sierra Nevada, The John Muir Trail. Il libro ha uno scopo molto nobile. Le lezioni del Sequoia in Kings Canyon a Parco Nazionale nel 1940. E ciò non fa altro che dimostrare ancora una volta la potenza delle immagini a cui dà vita Ansel Adams. C'è anche un altro motivo per il quale questo fotografo è studiato ancora oggi. Sì, perché lui crea il famoso sistema zonale. Nato in principio per la fotografia in bianco e nero, si può comunque adattare anche a quella a colori. Il sistema zonale prevede lo studio dell'esposizione per sviluppare tutti i toni che fanno parte di una scena, da quelli più scuri a quelli più chiari. Il tutto per fornire un'immagine il più fedele possibile alla realtà. Ansel Adams comunque non si occupa solamente di fotografia paesaggistica. Basti pensare alla raccolta Born Free and Equal, Photographs of the Loyal Japanese Americans. Ad Ansel viene infatti concesso di visitare il luogo dove vengono raccolti tutti i cittadini nippo-americani dopo l'attacco di Pearl Harbor. E così il fotografo documenta le condizioni di vita apparentemente buone dei nippo-americani. E le foto vengono esposte al MoMA di New York, suscitando molte polemiche a causa della Seconda Guerra Mondiale in corso e del grosso risentimento degli americani nei confronti dei loro connazionali di origine giapponese dopo, naturalmente, l'attacco a Pearl Harbor.
un punto di vista sicuramente ottimista, quello di Ansel Adams, riguardo questa storia, che contrasta un po' con quello di altri fotografi come ad esempio Dorothea Lange, fotografa che documenta le stesse condizioni qualche anno prima, quando invece le strutture di internamento apparivano più disagiate. Tuttavia, nonostante le critiche subite per questa mostra, Ansel Adams ha un grande successo, tanto da ricevere 3 borse di studio Guggenheim. Ma la più alta onorificenza arriverà nel 1980, quando il presidente degli Stati Uniti, Carter, lo premia con la medaglia presidenziale della libertà. E nel 1984, anno della morte di Ansel Adams, il Minarets Wilderness viene ribattezzato Ansel Adams Wilderness. E nel 1986 addirittura un monte viene chiamato con il suo nome, il monte Ansel Adams, una cima di 3584 metri nella Sierra Nevada. E sicuramente non poteva esserci riconoscimento più bello per una persona che ha dedicato praticamente tutta la vita alla natura e ai paesaggi. Di Ansel Adams mi piace ricordare questa sua convinzione, che ogni fotografia sia il riflesso del proprio autore. Più uno studia, scatta fotografie, guarda film, ascolta musica, legge libri, più il risultato dei suoi scatti è unico e personale. E nessun altro potrà ottenere mai la stessa fotografia. Per Adams era troppo importante allontanarsi dalla banalità e mettere un po' della propria anima nel proprio lavoro. Il tutto senza mai eccedere. Del resto Adams non ha mai guardato con buon occhio al digitale, preferendo di gran lunga i limiti che poneva l'analogico. Lui preferiva i pochi scatti che ti imponeva un rullino e prepararli al meglio, affinando così notevolmente la tecnica fotografica, invece che scattare all'impazzata e a caso, cosa che permette di fare ormai il digitale. Bene ragazzi, quindi questo era un piccolissimo viaggio nella storia di Ansel Adams, spero che sia stato interessante. Io come sempre ragazzi vi ringrazio delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!